Amatrice, siamo nella zona rossa. L'accesso è consentito solo alle persone autorizzate. Sorpresa, dobbiamo allargare la zona di rispetto. Questo è il centro storico a 8 giorni dal terremoto che ha colpito al cuore il centro Italia. Macerie dappertutto. Anche questa casa non c'è più. Di questa qualcosa è rimasto in piedi. Questo è l'ospedale. Più a valle, vigili del fuoco e genio civile dell'esercito corrono contro il tempo per ultimare il bypass accanto al ponte a tre occhi, reso inagibile dal sisma, per permettere così ai mezzi pesanti di entrare nel paese ed accelerare le operazioni. Se non piovesse sarebbe molto meglio, però noi continuiamo a lavorare ininterrottamente perché, come dicevo prima, è di fondamentale importanza realizzare questo bypass il prima possibile. Credo, non vorrei sbagliarmi, che sia la prima opera di costruzione dopo il sisma, l'intesa opera infrastrutturale. E questo insomma è un messaggio, un segnale di speranza anche per avviare la fase della ricostruzione. L'inchiesta sui crolli entra nel vivo. L'ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è che gli interventi antisismici finanziati dalla Regione Lazio, anche per Amatrice ed Accumoli, dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, non sarebbero mai stati fatti. La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di acquisizioni di documenti in diversi enti pubblici e nelle sedi delle ditte che hanno effettuato nel 2012 i lavori di ristrutturazione della scuola Romolo Capranica di Amatrice, sbriciolatasi dopo il sisma del 24 agosto. La procura di Rieti ha disposto inoltre il sequestro del server del comune di Amatrice insieme a tutta la documentazione dell'archivio e degli uffici tecnici dello stesso municipio. Al momento l'area è sotto le macerie, sequestrata e piantonata giorno e notte. Una volta acquisiti, tutti questi documenti potranno svelare la verità sui crolli anche sull'Hotel Roma, sempre ad Amatrice, sul quale sono stati posti i sigilli, e sul campanile la parrocchia di San Pietro e Lorenzo ad Accumoli.